Domenica 23 novembre in Emilia e Romagna cambiare si può. Si va al voto perché il governatore del Partito Democratico è stato condannato. Ci sono 900.000 euro di spese pazze dei consiglieri regionali di sinistra, fra cui alcuni vibratori comprati facendoli pagare ai cittadini. Ci sono alcuni sindaci, penso al sindaco di Brescello, che a proposito dei boss dell''Ndrangheta condannati per mafia dicono che sono persone educate e oneste. C'è stato un terremoto che ha causato 13 miliardi di euro di danni e lo Stato e la Regione non hanno rimborsato neanche uno di questi 13 miliardi. Ci sono imprenditori, agricoltori e allevatori che da questa settimana sono costretti a tornare a pagare le tasse, l'INPS e l'IVA nonostante abbiano perso tutto. C'è un sistema chiuso dove se hai la tessera della CGIL o sei di una cooperativa rossa lavori, altrimenti sei fuori di casa, basta. Ci sono interi quartieri, penso al quartiere Roma di Piacenza, a Piazza Verdi, a Bologna, in mano ad altri, alla malavita, allo spaccio, al degrado. Ce la riprendiamo, questa Emilia, questa Romagna no. Il treno passa domenica 23 novembre dalla mattina alla sera, poi non passa più per i prossimi 5 anni. Chi sta a casa sceglie di non scegliere.